Buongiorno, buongiorno e tanti auguri a tutti per il Natale del calcio da Il Sogno nel Cuore su Radio CRC. Io sono Luca Cerchione, come sempre al mio fianco oggi Floriana Messina. Buongiorno chiocciolini, è davvero, si è detto bene Luca, oggi è davvero il compleanno di Napoli, il compleanno del calcio. Assolutamente possiamo, sì, possiamo gridare. Possiamo gridarlo a squarciavoce, a squarciagola. L'unica cosa che ci dispiace oggi è che non c'è Diego, che chiaramente deve festeggiare il compleanno con il papà. Ci sta. È giusto che sia così. Se tutti noi fossimo figli di Babbo Natale, andremmo a festeggiare il Natale. Assolutamente. Diego. Io faccio un grosso in bocca al lupo a Diego, un abbraccio a tutti, insomma, di festeggiare questo compleanno nella maniera più bella possibile. Assolutamente sì, assolutamente sì. Floriana, prima di partire con questa super puntata incentrata sul compleanno del Pibe de Oro, dobbiamo lanciare la sigla! Eccoci ritornati a Il Sogno nel Cuore su Radio CRC. Ci perdoneranno i nostri sponsor se oggi daremo un po' più spazio al compleanno di Diego Armando Maradona e di conseguenza non faremo il quiz di Floriana, ma ne faremo due la settimana prossima, uno lunedì e uno venerdì, quindi prenotatevi. Floriana, dove? Allora, sul nostro numero di telefono che è il 338-2222-777, continuate a mandare il vostro numero di telefono perché noi vi chiameremo lunedì e anche venerdì. Quindi assolutamente due quiz, sì, la settimana prossima, due ve lo quiz promettiamo, però oggi dovete scusarci, ma ragazzi oggi il dovere è rosso, ci chiama, è rosso sul calendario. Ne approfittiamo di questa giornata per parlare con una grandissima giornalista e anche figlia d'arte, Raffaella Giuliano. Buongiorno Raffaella. Buongiorno Diego, buongiorno Floriana, buongiorno a tutti gli amici in ascolto e soprattutto buon Natale. Tanti auguri, però vero. Diego non c'è, sono Luca Cerchione. Ah ok, Diego sta festeggiando. Diego, perché questo è radio. Beh, certo, assolutamente sì, è il bello della diretta. Allora, Raffaella, ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero, ovviamente Radio CRC è una radio napoletana, quindi è quasi impossibile che qualcuno non lo sappia, il tuo papà si può definire il primo capo ufficio stampa di una squadra professionistica. E sì, tu poi hai inseguito le orme di papà, sei una giornalista, vabbè, te ti conosciamo tutti, oramai sei un personaggio noto, molto noto. Volevo subito partire con una domanda che riguarda l'attualità. Come hai visto il Napoli ieri sera? Ti è piaciuto? Gattuso parlava di una squadra che dal punto di vista tattico è stata impeccabile, ma dove ha peccato è stato nella qualità del gioco espressa. Beh, fa bene Gattuso non adagiarsi sugli allori, perché sappiamo che Napoli è una piazza particolare che tende a esaltarsi, a deprimersi a distanza di una partita, quindi è stata sicuramente una prova di concentrazione, quello che magari è mancato con la Z, e quindi il Napoli comunque è riuscito a dimostrare il suo valore. Naturalmente questo non va sempre contestualizzato, perché naturalmente la prestazione del Napoli in campionato è diversa da quella in Europa. Non dimentichiamo che questo è il primo anno di Gattuso, quindi fa bene lui a tenere un attimo i piedi per terra e la testa sul collo, come direbbe Totò, nel senso cercare di frenare facili entusiasmi e di guardare subito soprattutto all'attualità, perché il Napoli ha una serie di partite una dopo l'altra. Ora c'è il Sassuolo e quindi naturalmente non bisogna perdere la concentrazione, perché anche una vittoria può creare problemi, paradossalmente può togliere quel grado di concentrazione necessario per continuare nel percorso del Napoli, che sicuramente deve dimostrare qualcosa in questo campionato. Vero, tra l'altro Raffaella ti do un'ansia che è appena arrivata: tre membri dello staff del Sassuolo sono positivi al Covid e si tratta di un calciatore della Primavera e due membri dello staff. Ecco, fantastico. Vabbè, diciamo che noi siamo abituati ormai a queste notizie, dobbiamo imparare a conviverci sia col virus nella nostra quotidianità, sia naturalmente anche per quello che riguarda il campionato o anche le partite eventuali di Coppa, perché nel momento in cui si decide di andare avanti a tentoni, sopportando anche eventuali situazioni di emergenza di determinate squadre, bisogna capire che questo campionato magari non sarà eccessivamente attendibile come possono essere lo stato di altri. È vero. La cosa che ci riguarda da vicino è che il Napoli è riuscito a recuperare i suoi, i positivi soprattutto, e quindi adesso il Napoli è in una condizione ottimale e dobbiamo sperare che tenga duro
e mantenga soprattutto questa rosa pulita dal virus, se così si può definire, anche nelle prossime gare. Però è qualcosa di poco prevedibile, proprio per questo motivo quest'anno il campionato è anomalo, questo lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto con, oltre che con la questione Juventus-Napoli, con tutte le squadre che hanno avuto problemi seri col Covid, molto più seri di quelli che ha avuto il Napoli, e quindi naturalmente dobbiamo anche capire come si evolverà la situazione. Però non credo che a questo punto, dopo il precedente Juventus-Napoli, ci sia qualche conseguenza sulla gara che si giocherà, credo, normalmente. Assolutamente sì. Allora, Raffaella, mi hai fornito due assist, però voglio passare prima la parola a Floriana, che aveva delle domande per te, e poi ritorniamo, perché con la tua ultima disamina mi hai fornito due assist e voglio approfondirli con te. Floriana? Raffaella, buongiorno. Quanto è stato difficile affermarsi nel mondo del giornalismo portando un cognome così importante come il tuo? Allora, è una domanda interessante. Diciamo che io ho sempre voluto fare la giornalista fin da bambina, mentre magari le altre mie coetanee volevano fare all'epoca l'attrice, la ballerina, non so, insomma, qualche altro sì, mestiere che era nei sogni delle ragazzine. Io sono cresciuta tra i giornali, in mezzo ai giornalisti, ahimè, e quindi ho sempre voluto fare questo mestiere, non immaginavo di poterne fare un altro. In realtà non mi definisco ancora affermata, perché comunque è una situazione precaria un po' per tutti noi, però è l'unica cosa di cui sono sicura, cioè quello che voglio fare è raccontare fatti, raccontare le notizie. Poi ecco, quando si tratta di calcio viene ancora più semplice, perché si tratta di qualcosa per cui ho molta passione, e quindi mi viene naturale parlare di calcio, così come può venire naturale a qualsiasi tifoso della sua squadra o del calcio in generale. Però naturalmente, da questo punto di vista, posso dire che da quando ho perso mio padre, il mio scopo principale nella vita è prima di tutto quello di portare avanti la sua memoria, e questa è la mia priorità assoluta. Assolutamente. Quindi nel calcio moderno c'è spazio per le giornaliste? Sì, assolutamente. Rispetto a 20 anni fa o anche 30 anni fa, la situazione è molto diversa. Prima le giornaliste che si occupavano di calcio, che anche ce n'erano, io ricordo ad esempio Francesca Tenucia, anche Carmen Fignani, insomma ce n'erano di giornaliste che si occupavano del Napoli, però erano molto più rare. Adesso le donne vengono prese anche un po' più sul serio, paradossalmente, quando parlano di calcio, mentre prima era comunque una lotta abbastanza impari, perché ti trovavi in un ambiente sicuramente dominato dagli uomini, ed era difficile anche essere prese sul serio. Adesso magari le persone hanno la tendenza ad ascoltare di più. Questo forse è dovuto anche alla diffusione del calcio femminile, che è diventato praticamente professionistico, e quindi è cambiato un po' tutto. All'epoca le donne dovevano giocare a pallavolo, i maschietti dovevano giocare a calcio, e invece adesso diciamo ci rendiamo conto che non ci sono più differenze. È vero. Meglio vero, così vero. Aggiungerei, quindi. Beh, sicuramente meglio così, perché poi va valutata la persona in base alla propria preparazione, non in base al sesso. È vero. Beh, è vero. Raffaella, sai, Floriana sta studiando per diventare giornalista, e lei è una di quelle che è voluta uscire fuori da quel personaggio di showgirl, eccetera, eccetera, abbandonato i salotti dei vari programmi televisivi. Sì, esatto. E sta studiando già da un po' per diventare giornalista. Quindi capisco tutte le sue perplessità, e avrebbe una mole di domande da farti infinita. Però dobbiamo parlare anche dell'attualità. Magari poi vi scambiate i numeri, vi potete sentire in privato, e sarebbe bellissimo sicuramente per lei avere una guida come te. Innanzitutto vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che non ci vedono che siamo al telefono con Raffaella Giuliano, giornalista e figlia del compianto Carlo Giuliano. Oramai sono 7 anni, giusto, Raffaella, che papà ci ha lasciato? Sì, febbraio 2013, quindi sono più di 7 anni. Vabbè, per me naturalmente il tempo è un concetto molto relativo da questo certo punto di vista, certo. Però quello che può farmi piacere è vedere che dopo 7 anni la gente ancora non lo dimentica. Io all'indomani della sua scomparsa ho creato una pagina Facebook per portare avanti la sua memoria, nella quale ho pubblicato e ancora oggi pubblico le foto, diciamo, del suo archivio personale, e questa pagina ha avuto un grande riscontro, è arrivata più o meno a 9.000 mi piace, ma non ho mai fatto sponsorizzazioni, perché non mi interessava. A me l'unica cosa che interessava è che le persone che
mettevano mi piace erano realmente interessate a seguire, diciamo, la pagina, quindi a vedere quelle fotografie e a rivivere magari anche un tempo che loro avevano vissuto tramite quei ricordi. E nel mio piccolo questo, diciamo, è la mia più grande soddisfazione. Oggi ho visto ad esempio Il Mattino, che dedica uno spazio importante al compleanno di Diego, e naturalmente c'è mio padre nelle immagini. Vero, questo vero. Per me è fonte di grande orgoglio e lo sarà sempre. Allora, io, guarda, ti dico una cosa, seguo questa pagina Carlo Giuliano su Facebook e invito tutti i nostri radioascoltatori, telespettatori e follower a fare lo stesso. È quella che porta nella home come foto del profilo la foto di Carlo Giuliano con un bel faccione pieno di ricci di Diego Armando Maradona. Sì, esatto, era un'occasione di un ritiro a Budapest in cui Diego prese la testa di mio padre fisicamente e disse: Carlo, facciamoci una foto insieme. Di solito erano gli altri che chiedevano le foto a Maradona, in questo caso era Diego che chiese la foto a mio padre. È bellissimo, questo è un altro ricordo. È una foto a cui tengo moltissimo. Ci credo, non faccio fatica a crederci. Allora, prima ti parlavo di due assist che mi avevi dato. Hai parlato di Juventus nell'intervento precedente. Quindi la prima domanda che mi viene da farti è, da giornalista che ovviamente si va a documentare riguardo i fatti e i protocolli, quante chance dai al Napoli di ribaltare la sentenza sul caso Juve-Napoli? Guarda, non ne do poche, se non fosse per il fatto che la Juventus ha deciso di non costituirsi e quindi ha lasciato un po' campo libero al Napoli, forse anche perché è stato creato un precedente. Effettivamente ci siamo trovati davanti a una situazione che non avevamo mai affrontato, e le persone e le società che avevano poi sottoscritto quel protocollo quest'estate sicuramente non avevano immaginato l'ipotesi di un intervento esterno da parte di un'autorità, in questo caso sanitaria, come può essere l'ASL, che comunque fa capo al Ministero della Salute, che ha sottoscritto il protocollo. Quindi c'è un problema proprio interno, un problema, un conflitto di giurisdizione, e bisogna capire fino a che punto l'ASL può intervenire. Secondo me è ingiusto da questo punto di vista limitarsi ad applicare il protocollo to cure, cioè nel senso che il Napoli sì, si ritrova con quel 3-0, con il punto in meno, ma dobbiamo ammettere che se non è partito è perché non se l'è sentita di contrastare una decisione esterna. È vero. Questo non può essere sottovalutato. Quindi in ogni caso, a prescindere da quello che ha detto il giudice sportivo, dal fatto che Napoli avesse disdetto il volo il giorno prima o il giorno dopo, credo che questo è un precedente che vada sicuramente esaminato e va tenuto conto anche delle motivazioni del Napoli, soprattutto alla luce della partita della settimana precedente con il Genoa, dove da due positivi sono diventati più di 20. Quindi il Napoli non voleva ripetere un caso Genoa e quindi non se l'è sentita di partire. Poi lasciamo stare nel merito se può essere giusto o meno, però a mio parere andrebbe sicuramente esaminato questa decisione del giudice, tant'è vero che lo stesso giudice sportivo ha fatto capire di passare la palla fondamentalmente a un altro, certo, a un altro giudice, alla giustizia ordinaria, non se l'è sentita di giudicare. Quindi sono abbastanza fiduciosa. Allora, Raffaella, questo tuo ultimo intervento risponde alla domanda di Floriana quando ti ha chiesto se c'è spazio nel calcio per le giornaliste. Perché dico questo? Perché sei talmente brava e preparata che hai anticipato la mia seconda domanda, che era quella sul protocollo. C'è una falla nel protocollo? Non ho detto la scaletta. appunto, non è, questa è la cosa bella. Quindi c'è spazio per tutti quelli che sono bravi. Quindi diciamolo questo: nel mondo del giornalismo, tutti quelli che sono bravi hanno spazio e possono andare avanti. La mia seconda domanda riguardava per l'appunto il protocollo, e chiaramente, essendoci ancora oggi grossa confusione su chi debba prendere poi la decisione finale, chi debba avere l'ultima parola, forse è il caso anche di implementare leggermente questo protocollo. Beh, sicuramente andrebbe rivisto, perché attualmente è diventato anacronistico, anche se a distanza di pochi mesi, perché la situazione è chiaramente cambiata, lo abbiamo visto anche nella nostra vita di normali cittadini, quindi non possiamo più far finta che sia tutto come quest'estate. È vero. D'altra parte dobbiamo ammettere che il calcio ha subito o almeno ha goduto di una deroga dal punto di vista legislativo, perché sappiamo che per noi normali cittadini c'è un isolamento immediato, c'è ovviamente il divieto di qualsiasi tipo di movimento nel momento in cui risultiamo positivi, invece per i calciatori c'è una specie di occhio che viene chiuso in un certo senso, esatto, per far andare avanti questo campionato, questo allora, carrozzone. Certo, il campionato deve andare avanti, è anche giusto, è anche bello che finisca, soprattutto perché il Napoli poi sta andando molto bene. Raffaella, infatti, possibilità del Napoli di vincere lo scudetto?
Questa è una domanda proprio che fa scontrarsi con tutta la come dire. Allora, possibilità attuali ci sono, però è un campionato talmente strano che io non posso fare nessun tipo di previsione. Posso soltanto dire che attualmente il Napoli mi sembra sicuramente la squadra che gioca meglio e la squadra in forma maggiore, soprattutto rispetto all'Atalanta, che ha avuto delle insomma inciampata più di una volta in situazioni che hanno creato delle piccole crisi interne, per non parlare della Juventus che affronta una vera e propria crisi. Quindi l'Inter, di cui si è detto tantissimo, che però tende comunque ad arrancare, tutto sommato non è quell'Inter che tutti quanti immaginavamo che avrebbe spaccato il campionato. Quindi io, al di là del Milan, non vedo altre squadre davvero così in forma attualmente, quindi possiamo dire che sicuramente il Napoli può puntare ai vertici del campionato. E noi perfetto, ci auguriamo che la tua disamina fra 30 settimane trovi riscontro anche nella realtà, e ci diamo appuntamento prossimamente sempre con un'intervista telefonica il sogno nel cuore su Radio CRC. Grazie mille a Raffaella Giuliano. Grazie a te, Luca. Grazie Raffaella. E a presto. Ciao. All'epoca in cui giocava al Napoli, la società chiedeva a Ciro Ferrara se Maradona si sarebbe presentato o meno all'allenamento del giorno dopo. Questo perché Ferrara abitava nello stesso stabile del Pipe d'Oro e sentivi il rumore della sua Ferrari. questa è bellissima, ce la racconto sì. Anche Ciro ai nostri microfoni l'altro giorno, sì, quando è stato ospite, davvero molto divertente tra l'altro. Ma è stata un'intervista spettacolare quella con Ferrara, e questo aneddoto poi vabbè, Ciro ne ha raccontati tanti. Noi nella rubrica di Floriana abbiamo dato solo questo di Ciro, perché se no risultava stucchevole, perché chi ci ha seguito in settimana questi aneddoti di Ferrara li ha già sentiti. Però questo andava raccontato, questo andava raccontato di nuovo, assolutamente. Possiamo tranquillamente, dopo glielo diciamo a Ciro, lo chiamiamo, possiamo tranquillamente dire che forse il primo anno di Ciro è stato confermato al Napoli da ragazzino, proprio perché doveva stare a sentire se Maradona si presentava agli allenamenti. È vero. La nazionale contro cui Maradona ha disputato il maggior numero di partite con la sua Argentina è stata l'Italia. Ragazzi, Questa è un bel aneddoto, sì, in realtà. È vero. Perché Diego ha giocato tante partite con la sua nazionale, e sapere che la nazionale che ha incontrato più volte sul suo cammino è quella dove poi ha giocato, ha trovato l'oro, perché fondamentalmente Maradona a Napoli era già un calciatore di altissimo livello ed è stato eletto a divinità una volta poi. Esatto, ma io a volte penso che Maradona, a parte essere cittadino del mondo, perché è un po' di tutti Maradona, però lui oltre ad essere argentino sia proprio napoletano, cioè lui ormai ha acquisito napoletano. Sono assolutamente d'accordo con te, tant'è vero che poi Diego Maradona è estremamente legato alla nostra città, quando può, quando viene in Italia alla fine passa sempre di qua, come ci raccontava anche Ferrara, contatta sempre in continuazione i suoi amici, quelli storici, Ciro Ferrara, sì, eccetera eccetera. Nei prossimi minuti ne intervisteremo degli altri, assolutamente avremo delle altre interviste esclusive. Nel mentre, Floriana, volevo chiederti, allora innanzitutto ti segnalo che Dries Mertens ha fatto un video di auguri per Diego Maradona, mm-hmm, nel quale oltre a fargli gli auguri si scusa e dice: mi scuso per aver fatto più gol di te con la maglia del Napoli. Questo è davvero molto divertente, molto, non perde mai occasione. Ma Mertens è molto legato a Maradona, anche Mertens, assolutamente. Tra l'altro sì, mi ricordo che quest'estate lui è andato proprio ai quartieri spagnoli, dove gli hanno dedicato un murales, sì, proprio accanto a quello storico di Maradona. È vero. Allora, siamo pronti con il nostro prossimo ospite di giornata, che è il giornalista Francesco Marolda. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno. Innanzitutto possiamo darci, ciao, del tu? Certo, devi. Ok, perfetto. Francesco, innanzitutto come stai? Grazie a Dio ci difendiamo in questi momenti un po' difficili e tragici per tutti. Questa è la cosa che più ci interessa in questo momento, perché chiaramente è un momento molto molto difficile dal punto di vista sanitario. Floriana. Francesco, buongiorno. Ci racconta il ricordo più bello che ha di Maradona? Ma probabilmente è legato non ai momenti di
calcio che pure sono straordinari, neanche agli allenamenti che erano ancora più straordinari dei momenti di calcio, perché lì ci sono dei ricordi bellissimi degli allenamenti dove faceva delle cose straordinarie e dove si divertiva come un bambino. No, forse i ricordi più belli sono legati ai momenti un po' vissuti insieme nelle occasioni in cui ci siamo ritrovati. Ecco, non so, una cena tra amici e basta, senza parlare di calcio, di nulla, oppure la voglia di cantare, perché a Diego piace ancora, piaceva molto cantare il karaoke, io ero negato, però insomma mi coinvolgeva in questo. Ho un'intervista fatta alle 4 di notte, alla fine della quale gli dissi: guarda, Napoli è a 100 km da qua, ci vogliamo mettere in macchina e andiamo a fare un giro a Napoli. Ecco, questa cosa un po' più personali che non quelle pubbliche di calcio. E Ciro Ferrara che aspettava alla finestra di sapere se Maradona si ritirava a casa per dire alla squadra se si sarebbe presentato agli allenamenti. Bravo Francesco, e l'hai portato sulla cattiva strada, bravo, bravo. Ah, sì. Allora, per ritornare un po', sempre parlando di Maradona, scusami, Fernando Signorini, l'ex preparatore storico di Maradona, in Corona, te lo ricordi, no? Suppongo. È un carissimo amico. In Corona, la punizione contro la Juventus come il vero gol del secolo. Per te quale fra i due è il gol del secolo? Quello famoso del Mondiale o quella la punizione contro la Juventus? Insomma, non è complicato, perché sono due gol straordinari fatti in maniera diversa. Uno va contro i principi quasi della fisica, quello con la Juventus. La punizione. La punizione con la Juve, quella sul tocco brevissimo di Pecci, il quale nello spogliatoio disse a Diego: hai visto che passaggio ti ho fatto? Non avresti mai fatto un gol senza quel passaggio. Ti toccò appena il pallone che era in aria, un tocco a due. E l'altro invece, secondo me, c'è tutta la forza, c'è tutta, come dire, anche la fantasia, la capacità sia atletica, fisica, ma anche geniale di Maradona di partire dal centrocampo e arrivare in porta. Ti riferisci a quello, no? Contro l'Inghilterra. Sì, assolutamente. Io direi che quello contro l'Inghilterra ha qualcosa in più. È sicuramente un gol più completo, partendo da centrocampo, voglio dire, ha dimostrato anche forza tecnica. Aveva 4-5 avversari da superare, li supero tutti, quindi un po' più, c'è qualche qualche difficoltà in più rispetto all'altro, anche se l'altro resta come un tratto di un pittore su una tela. Vero, vero. Invece, per quanto concerne una domanda strettamente, ecco, non proprio legata a quello che ha fatto in campo Maradona, ma secondo te Diego ha pagato un po' il fatto di essere stato un giocatore del Napoli e non magari di una società che tutelata come la Juventus? Ma no, questo no. Se ti riferisci al fatto che a un certo punto trovarono questi metaboliti della cocaina nella sua urina e che magari da un'altra parte non l'avrebbero trovata, io non credo, perché per tante volte, diciamoci la verità, per tante volte Diego era stato aiutato, era stato coperto dall'interno della società, insomma, probabilmente così come era stato coperto all'interno della società tante volte, forse dall'interno della società poi fu abbandonato in quel momento. Perfetto, è tutto chiaro. Floriana? Francesco, io vado su un altro tema, più sull'attualità. Come ha visto il Napoli ieri contro la Real Sociedad? Una grandissima vittoria, una vittoria importantissima. Se non l'avesse fatta, il Napoli sarebbe giocato già la partecipazione all'Europa League. La partita non mi è piaciuta molto, di dire la verità, però ha dato del Napoli la dimensione di una squadra che, pur cambiando molto alla forza per stare in campo e per giocare, ho visto una squadra allenata, che rispetto al passato queste sono le due grandi differenze. Una rosa, come dicono quelli che si intendono di calcio oggi, profonda, cioè puoi toglierne uno e metterne un altro senza grandi scossoni. E mi è piaciuto questa volta anche l'allenatore, che è riuscito a capire a un certo punto che aveva bisogno di cambiare il disegno in campo, perché all'inizio, onestamente, vedere Lobotka trequartista
mi aveva un po' inorridito, scusami se te lo dico, ma... Sì, effettivamente aveva un attimo preoccupato anche noi vedere Lobotka trequartista, però questi erano gli uomini e questi erano i tempi per la partita di ieri. Purtroppo, sai, adesso anche con l'infortunio di Insigne ci sarà ancora più spazio forse per le riserve, nonostante no, le riserve di oggi... Se esce Insigne su quel posto a sinistra, lì ci sta Lozano, e grazie a Dio sta in un grandissimo momento, ma soprattutto quello è il suo ruolo naturale, il suo ruolo in cui si esprime meglio. È vero. Francesco, noi siamo onorati di passare al telefono insieme a te anche l'ex storico presidente del Napoli, Corrado Ferlaino. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto come sta presidente? Io benissimo. Questa è la cosa che ci fa più piacere. Allora, abbiamo ai nostri microfoni anche il giornalista Francesco Marolda, in studio con me Luca Certione c'è anche Floriana Messina. Floriana, vuoi partire subito con una domanda per il presidente? Assolutamente, presidente, è un onore intervistarla. Quanto fu difficile convincere già all'epoca un fortissimo Maradona a trasferirsi al Napoli? Per dire la verità fu molto facile, perché Maradona voleva andare via dal Barcellona, e l'unica squadra che lo chiedeva era il Napoli, quindi non c'erano né la Juventus né il Milan eccetera, se erano un po' distratti gli altri club, e il Napoli ha avuto la fortuna di prenderlo, quindi anche un pizzico di fortuna. Francesco, hai una domanda per il presidente Ferlaino? Intanto la saluto, ingegnere. Buongiorno. Aspetta, una domanda, una curiosità, probabilmente anche lei è convinto come molti di noi che in quel periodo storico il Napoli avrebbe potuto vincere qualcosa in più, e se non l'ha fatto, perché non l'ha fatto? Ma non c'era solo il Napoli, c'era il Milan di Van Basten, c'era il Milan, c'era l'Inter che vince un campionato in modo stupendo, anche allora non c'era solo il Napoli, anzi noi abbiamo combattuto moltissimo. Non si dimentica il secondo scudetto, che fu una battaglia prima mediatica, che tanto che il Milan scese in campo a Verona con i nervi a pezzi, quindi non è stato facilissimo vincere due scudetti, neanche vincere la Coppa UEFA, perché c'erano squadre molto forti, c'era il Bayern che era molto forte, insomma. Beh, sicuramente. Non è che con Maradona e con qualche altro giocatore bravo che il Napoli aveva potevamo vincere tutto. Abbiamo vinto due campionati in 7 anni e diciamo 8. È vero. Allora, noi innanzitutto salutiamo e ringraziamo Francesco Marolda per essere stato ai nostri microfoni. Francesco, ci risentiremo nei prossimi giorni. Grazie mille. Grazie, arrivederci presidente. Buongiorno. Presidente, allora, una domanda anche da parte mia, sono Luca Cerchione. Io qualche tempo fa lessi una sua intervista in cui lei raccontava un aneddoto molto particolare, e mi piacerebbe che lei lo ricordasse anche ai nostri radioascoltatori, che è quello che narra che mentre lei aspettava l'ok dalla banca per avere la famosa fideiussione, il mutuo, non so, per l'acquisto di Maradona, pregava affinché la banca non le concedesse questo credito, perché aveva paura poi di un eventuale fallimento della società. No, ma questo non è vero, no. Se è successo solamente che la banca, spinta anche dal sindaco di Napoli di allora, che per 3 mesi è stato un democristiano veramente in soscosti, ed era abbastanza amico mio e abbastanza tifoso. Ventriglia, il consiglio di amministrazione della banca, di domenica praticamente, dove lui abitava, che sai che era l'Eccelsio, il primo piano dell'Eccelsio, e così decise di darci quella fiduzione, perché il Napoli pagava in 3 anni la cifra di 13 milioni e mezzo al Barcellona, però il Barcellona voleva una fiduzione bancaria, quindi il Banco di Napoli si impegnò praticamente a dare questa fiduzione. Però successe che i giornali il giorno dopo alla mattina pubblicarono che il Napoli aveva praticamente quasi concluso l'acquisto di Maradona per 13 milioni e mezzo.
fece una serie di interviste a questi ai vari proprietari napoletani, i quali si scatenarono e dissero che Napoli non aveva le cognature, non aveva le scuole, non aveva questo, e buttare tutti questi soldi per un giocatore di calcio. Il che è successo che Ventedia telefonò, per fortuna Ventedia non si svegliò molto presto, telefonò verso mezzogiorno al direttore del Banco di Napoli, che doveva darmi la petizione per dire di non darmela più. E io ero già andato alle 9, me l'avevo pigliato, e il direttore del Banco di Napoli mi cercò di inseguire fino a Barcellona, fino all'ultimo momento, per dire: guarda che a me me ne cacciano, perché ti ho dato la petizione alle 9 e a mezzogiorno Ventedia, il direttore, mi ha detto che non te lo dovevo dare. Quindi questa è l'unica verità che ci sta di questo. Bellissimo. Del Banco di Napoli. Bellissimo questo aneddoto, grazie Presidente per avercelo raccontato. Floriana? Presidente, l'anno scorso ho avuto il piacere in una mia trasmissione di intervistare Luciano Moggi, il quale mi disse che presidenti tifosi come lei non esistono più. Secondo lei questo è perché ormai il calcio è diventato solo un business? Sì, e oggi ai miei tempi ci stava solo l'incasso del campo, degli spettatori, che è il 10% oggi degli incassi delle società. Oggi le società hanno altri incassi, hanno altre situazioni, e quindi è il business, insomma, è più un affare economico che un fatto da amatore, da tifoso. Io ero solo tifoso e basta. È vero, infatti lei per questo sta nel cuore di tutti noi napoletani. La ringrazio moltissimo. È vero, ingegnere, è vero, lo confermiamo assolutamente. Lei, al pari di Maradona, ci ricorda quel periodo storico che non è mai più tornato, quindi non possiamo far altro che idolatrarla. Ma si figuri, è la pura verità. Volevo farle una domanda anch'io, sono Luca Cerchione. Ritornando un po' sull'attualità, secondo lei, io sono molto soddisfatto quest'anno del mercato che ha fatto il Napoli, e credo che la rosa sia molto completa e abbastanza competitiva. Lei crede che il Napoli possa competere per lo scudetto quest'anno? Io penso che il Napoli quest'anno è molto forte e quindi può competere per lo scudetto, però la prima paura è che si giocherà il campionato con questa malattia che aumenta sempre, Presidente, e che la mia paura è che sospenderanno, potrebbe anche darsi che prima o dopo sospendano il campionato, e questo mi dispiacerebbe moltissimo, perché il Napoli quest'anno è veramente molto forte e può vincere moltissimo. È vero. Napoli c'è un giocatore che a me piace molto, che è Petagna. L'ho seguito da quando stava nell'Atalanta, prima non segnava mai, e poi nella spalla tutto segnava a posto, se no non segnava nessuno, quindi hai imparato pure a segnare a fare gol. Presidente, con me sfonda una porta aperta, perché io lo dico tutti i giorni da quando ha firmato a gennaio col Napoli. Il ragazzo ha segnato 30 gol nelle ultime due stagioni, dove giocava in una squadra che praticamente giocava da solo, giocava per salvarsi, quindi voglio dire, secondo me è un grande rincalzo. Una squadra come il Napoli che può permettersi di schierare Petagna come rincalzo vuol dire che ha una grande rosa. Certo, il Napoli è una grande rosa, e su questo aspetto è fortunato, perché oggi con i 5 cambi che si fanno bisogna avere una grande rosa, perché devono avere 5 giocatori che entrano e valgono i 5 titolari, insomma. Quindi diciamo così, il Napoli quest'anno potrebbe essere l'annata sua, io lo spero da riposo. Noi ce lo auguriamo. Presidente, prima di chiudere le vorrei chiedere una cosa, ma qualora dovessimo, io non ho paura a dirlo, qualora dovessimo vincere lo scudetto, l'unica paura che ho io è che ci additerebbero di aver vinto uno scudetto che, diciamo, è un po' falsato dal Covid, eccetera eccetera. Lei nutre le mie stesse perplessità? Io dico, cerchiamo di vincere lo scudetto e poi ci pensiamo. È vero, Presidente. Ha ragione. Presidente, è stato un onore. Un onore davvero un onore. Avere ai nostri microfoni Corrado Ferlaino, l'ex presidente del Napoli. Grazie mille, Presidente. Prego, buongiorno. Grazie, buona Presidente. Giornata. Cuore su Radio CRC. Oggi una giornata proprio così da brivido, sto ricordando tutte queste emozioni. Ferlaino, Maradona, ragazzi, che spettacolo, ragazzi, veramente. Io vi devo raccontare una cosa, tutta la giornata di ieri redazione Floriana continuava a dire: ma domani dobbiamo portare la torta, domani dobbiamo... cioè io sono una fan sfegatata di Diego, tu devi saperlo questo, vabbè, come tanti a Napoli, però davvero per me è un dio, qua lo siamo tutti, però sento arrivare è un dio in vivente. Sottofondo Floriana. Maradona.
Ecco, vedi. Un aneddoto di Floriana. Però nella prima partita disputata da Maradona nella stagione 1989-90 con la maglia del Napoli, il Pipe de Oro indossò il numero 16. Questo perché era stato ad un passo dal trasferimento al Marsiglia. Rientro in squadra solo alla quinta giornata di campionato. È vero, è vero, è vero. In quell'anno lì, come ci hanno raccontato in molti, e lo stesso Maradona lo racconta sempre, lui voleva andare, aveva promesso a Ferlaino di vincere la Coppa UEFA col Napoli e poi di volersi trasferire al Marsiglia. La cosa poi gli fu impedita e in sostanza lui rientrò in squadra, in campo alla quinta di campionato, e per quella partita dovette indossare la maglia numero 16. E il nostro prossimo ospite ricorderà che in quella gara Maradona sbagliò anche un calcio di rigore. Siamo al telefono con Andrea Carnevale. Buongiorno Andrea. Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Buongiorno. Possiamo darci il tuo, Andrea? Assolutamente sì, ci mancherebbe. Perfetto, innanzitutto la domanda di rito è: come stai? Molto bene, molto bene, a parte insomma le cose in cui stiamo vivendo, e quindi ci tocca andare avanti, ragazzi. Dobbiamo combattere questo. Fiducia e combattere fino alla fine. È vero, assolutamente vero. Allora Andrea, io inizio, sono Luca Cerchione, voglio iniziare subito con l'attualità, sì. Poi ti passo la romantica e nostalgica Floriana Messina che ha tante domande in serbo per te. Ieri sera il Napoli secondo te ha fatto un passo indietro dal punto di vista del gioco, oppure era la gara che doveva fare per portare a casa i tre punti? No, non ci dimentichiamo, il Real Società è una buonissima squadra, anzi ha messo anche molto in difficoltà il Napoli. Io penso che abbia fatto la partita giusta, l'ho vista molto, molto bene sul piano tattico, e poi insomma ha fatto le cose che doveva fare, ha fatto insomma dei contropiedi, ha fatto un bellissimo gol, e quindi diciamo una vittoria anche meritata. Sicuramente meritata, alla fine sì, abbiamo controllato, sì. Ecco, i nostri, esatto, avversari. Sì, controllata, però ecco, ripeto, nonostante che la squadra spagnola insomma ha messo spesso in difficoltà la squadra, però insomma non così tanto, perché il Napoli insomma ha dimostrato che a livello difensivo è molto forte. Andrea, ma ai tuoi tempi un difensore come Koulibaly c'era? No, onestamente no, tutto rispetto per i grandi diciamo calciatori che sono stati nella storia del Napoli, sarebbe servito insomma un Koulibaly vicino a Reniga, a Corradini, a Ciro Ferrara, insomma saremmo stati molto più forti, non c'è dubbio, però nulla a togliere insomma ai miei ex compagni che erano fortissimi. Koulibaly è effettivamente un giocatore di alta qualità. Fra i primi tre al mondo, possiamo dirlo? Sì, secondo me sì, si è un po' perso nell'ultimo anno, si è un po' perso, poi insomma si sta ritrovando forse in questo momento qui. È vero. Lo vedo molto più tranquillo, molto più sereno, sai, poi quando ci sono voci di mercato, insomma Paris Saint-Germain, Manchester City, dove lui ovviamente può giocare in qualsiasi squadra del mondo, secondo me l'ha un po' disturbato. Però penso che abbia trovato un accordo con il Napoli, lo vediamo molto più tranquillo, e secondo me quest'anno deve essere diciamo colui che trascina un po' questa squadra a una vittoria finale. Ce lo auguriamo un po' tutti. Ce lo auguriamo assolutamente. Floriana? Andrea, buongiorno. Buongiorno. Quanto è stato importante per la sua carriera giocare con Diego Armando Maradona? Ma io ho avuto l'onore di giocare con questo insomma genio del calcio, il giocatore più forte del secolo, del mondo, insomma è stato un grande onore per me, perché insomma chi l'avrebbe detto che Andrea Carnevale insomma vincesse Coppa UEFA e due scudetti con Diego Armando Maradona. Io gli devo tutto, se oggi ancora mi chiamate perché grazie a lui, perché insomma mi ha fatto conoscere un po' a livello diciamo internazionale e anche nazionale, quindi insomma lo devo ringraziare per tutta la vita. È vero. Floriana, vai anche con la seconda, tranquilla. E ci può raccontare un aneddoto su Maradona molto divertente, insomma uno che si ricorda così di primo acchito? Ma ce ne sono tanti, insomma
vorrei ricordarli, però sai, che ne so, ad esempio la cosa più importante che io possa avere ancora dentro la testa dopo 36 anni è il, visto che oggi è il suo compleanno, tanti auguri Diego. E quando eravamo a Napoli, insomma, nel suo compleanno, ma adesso non mi ricordo se era il 27esimo o 28esimo anno, ci regalò una pedina straordinaria a tutti i compagni, a tutti i giocatori. Questo è il segno, diciamo, della grande amicizia che ci legava lui a noi e noi a lui. Una fedina d'oro? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ma l'ha regalato a tutti i giocatori, proprio per il suo compleanno, ci regalò, diciamo, questa fedina d'oro all'insegna della grande amicizia tra noi giocatori. Presumo che la ce l'ha ancora, quindi. Assolutamente sì, e ci mancherebbe. Bellissimo, è un aneddoto davvero davvero bellissimo, Andrea, e questo va, no, va a testimoniare anche ai miei colleghi, vi dirà la stessa cosa, insomma. Certo. Insegna proprio di amore, di amicizia che questo grande uomo, insomma, ci regalò. Andrea, sai, noi in settimana abbiamo sentito anche Ciro Ferrara, ci capita spesso di sentire ex compagni di squadra di Diego Armando Maradona, tutti quanti ci dicono la stessa cosa, che Diego era una sorta di ombrello e di chioccia dentro e fuori dal campo nei confronti di voi compagni di squadra, e quando ha fatto male a qualcuno ha fatto male solo a se stesso. Assolutamente sì, io concordo con Ciro, lo saluto anche. Ma Diego era un trascinatore, guai chi toccava i propri compagni, era un amicone, era tutto Diego per noi, cioè noi giocavamo per Diego Armando Maradona, soprattutto per il popolo napoletano, cioè Diego era veramente un dio, perché lui si era messo in testa di vincere a Napoli e grazie a lui noi siamo riusciti a vincere, perché veramente era come un riscatto verso il nord. È vero, io i brividi. A livello calcistico, no, diciamo, a livello, no? Perché lui voleva vincere, sapeva che c'erano le strapotenze, diciamo, come la Juventus, il Milan allora, l'Inter, la Roma, e lui chiaramente disse: noi state tranquilli che vinceremo lo scudetto, e così è stato. Beh, diciamo che Maradona ha rappresentato il Masaniello di Napoli qualche secolo dopo. Assolutamente sì. Questo è bellissimo. Andrea, prima di lasciare. Grazie per i napoletani. È vero. Prima di lasciarci volevo farti una domanda sull'attualità. In sostanza prima mi hai fatto capire, rispondendomi alla domanda precedente, che vedi il Napoli in corsa piena per vincere lo scudetto. Sì, perché io nelle prime 5 giornate onestamente non ho visto la Juventus, quella squadra che ha vinto 9 scudetti. Non l'ho vista sinceramente. Sì, è ancora in costruzione. Poi la Juventus magari un po' stormiona, sai, forse devono rientrare ancora dei giocatori, Ronaldo è ancora fuori, poi magari alla distanza verrà fuori, però secondo me quest'anno io ho due squadre, vedo, diciamo, che può vincere lo scudetto, sono Inter e Napoli, poi magari mi sbaglierò ancora, però ecco, due squadre possono dar fastidio alla Juventus sono quelle che ho detto, Napoli e Inter, secondo me, e includo anche il Milan. Sì, quindi le due milanesi e il Napoli, cioè ovviamente la Juventus con la partenza che ad handicap che ha avuto la Juventus sicuramente sarà difficile recuperare in un campionato così particolare, quando poi, come diceva giustamente ieri sera Rino Gattuso, qua la mattina ci si sveglia e ci si fa il segno della croce sperando di non perdere nessun calciatore, quindi la Juventus sì, già adesso. Sì sì, ma è così Luca, cioè nel senso che adesso abbiamo a che fare con questo benedetto Covid e che bisogna stare molto attento, e uso anche questa frase qui, cioè attenti nel senso che magari bisogna anche approfittare, spero che non venga nessuno, però siccome ci sono tantissimi casi ovviamente sarà un vantaggio eventualmente, magari possa capitare a qualsiasi squadra, no? E quindi uno bisogna anche approfittarne. È vero, è vero. Andrea, una domanda flash, lampo, ma Osimhen ti sta piacendo? Lo conosco molto bene, io penso che sia un acquisto azzeccato, è un giocatore che ultimamente si sta molto sacrificando, però io penso che lui si debba occupare più di fare gol, no? Perché è molto generoso. Vero. Si somiglia un po' a me magari sotto questo aspetto qui, però è vero che non sta facendo gol, però è molto generoso, è uno che lavora moltissimo sui difensori. Però ecco, essendo ancora un 98, il primo anno che insomma in Italia,
bisogna un po' aspettarlo. Io sono sicuro che lui comincerà a far gol quanto prima, me lo auguro, perché io lo vedo molto molto forte questo ragazzo. Eh beh sì, ce lo auguriamo, visto anche quanto è stato pagato. Poi sostanzialmente ha bloccato il mercato del Napoli, perché poi non si è riusciti più a cedere nessuno. Però non ci possiamo lamentare della rosa che abbiamo quest'anno. Puntiamo a vincere. No, assolutamente no. No, a me, se mi posso permettere, l'acquisto, diciamo, anche migliore anche un centrocampo come Bagliaioko, che abbiamo apprezzato anche ieri sera, che serve soprattutto in campo internazionale, che fino magari a qualche mese fa Napoli non aveva, no? Ecco, quello è un acquisto che io faccio i complimenti a Giuntoli, perché insomma è quello che secondo me serve e servirà anche in futuro. Assolutamente sì, assolutamente sì, siamo d'accordo. Poi Bakayoko lo dice sempre Floriana tutti i giorni: il miglior acquisto del Napoli è stato Bakayoko, per quello che è stato pagato, cioè zero, prestito secco, sì, il 60% dell'ingaggio è, no, forse sicuramente mancava proprio, no? Magari a livello di centrocampo una stazza così, io sinceramente vado un po' matto, nel senso che mi piacciono molto questi giocatori che hanno una stazza, insomma un'altezza, e poi l'aspetto anche fisico, e lui è un giocatore molto molto forte. Sicuramente, sicuramente. Vedo Floriana mi fa dei gestacci, sì. Ha una domanda in chiusura per te, scusa. Andrea, Mertens trequartista ti piace? Ma sì, Mertens può giocare un po' dappertutto, dai, abbiamo visto insomma i colpi che c'ha, insomma è un genietto anche lui. E quindi secondo me lui dove lo metti insomma sta bene, perché c'ha dei colpi veramente da campione. È vero, benissimo, è benissimo. Vero. Grazie mille ad Andrea Carnevale per essere stato ai microfoni del Sogno del Cuore. Grazie Andrea. Grazie a voi e tanti auguri a Diego Armando Maradona. Lunghissimi, ci leggi le ultime due curiosità che avevi preparato? Assolutamente. Maradona con la sua Argentina non ha mai battuto l'Italia nei 90 minuti. E questo è vero solo ai supplementari, se non vado errato, mi suggeriscono dalla regia. Sì, vai con la prossima. Vado con la prossima. Con la maglia del Napoli, Maradona ha vinto 2 scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, oltre che la Coppa UEFA del 1989. Anello di congiunzione fra Luca Cerchione e Floriana Messina, ovvero l'estro di Diego Armando Maradona Junior. Però ovviamente oggi doveva stare con la famiglia, con il papà, è giusto che sia così. Chiudiamo questa puntata facendo ancora tanti auguri a Diego Senior. Floriana, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Allora, io ringrazio infinitamente Diego Maradona Junior, che non è stato fisicamente con noi, ma ci siamo interfacciati telefonicamente. Ringrazio Floriana Messina per questa ennesima puntata e settimana condotta. Grazie a voi, noi ci vediamo lunedì. Parleremo di quello che sarà della partita del Napoli, sì, della partita contro il Sassuolo. Speriamo bene, incrociamo le dita. Assolutamente sì, ringraziamo la nostra redazione, che è quella che fa tutto il lavoro di background, e se ci possiamo permettere di parlare con tanti ospiti al giorno è grazie alla nostra redazione. Ringrazio Mary G alla regia video, DJ Robby Maravolo alla regia audio, da Luca Cerchione è tutto, ci rivediamo e risentiamo lunedì dalle 13 con il Sogno del Cuore su Radio CRC. Ciao!